Oh ragazzi, siamo pronti, ragazzi, pronti per andare a Madrid. Guardate sopra le partenze lì. C'è già qualcuno. Ecco, vola. È proprio un gufo, un piccione, però. Un gufo piccione. È Conte che sta cambiando. Devo mimetizzarmi da piccione piuttosto che da gufo, però insomma. Partiamo subito. Parto subito con la gufata. Grazie, ben trovato dei nostri fan, dei nostri fan dalla Cina, dalla Cina. Hey, Forza Juve, gli autogol, Rosario. What's your favorite player? Dybala? No. Ronaldo. Decimio? Bravo. My favorite player, yeah. Simone Pato. Ci siamo anche in Cina. È l'una e mezza di notte girando per Madrid e tra locali trocali di dulle trocali, aspetta. Ragazzi, allora è l'una e mezza, di notte. Non lo ride, allora diciamo, non è ubriaco, diciamo, come sta. Allora, tra locali di dubbio gusto non ce la fare. Ragazzi, è l'una e 30 di notte, noi abbiamo trovato dei personaggi loschi perché stiamo girando per i peggiori bar di Madrid. Però è ubriaco, diciamo, chiaramente. Chiaramente lui. Tifosi provenienti da? Da Lecce fino a Madrid. A tifare Juve. Tifosi pazzi. Tutti i juventini. Tifosi pazzi. Lui è un gufo. Apposta a gufare. Allora, pronostico, dai. Come finisce domani? 0-2. Okay. Il gufo che dice? Gufo dice 2-0. Strega proprio. 2-0. Per l'Atletico, quindi. Sì, claro. Claro. Godin. E non sai di altri, Godin. Doppietta di Godin. No, Godin. Classica. Ragazzi, Ronaldo. Godin è sicuro. È autogol di Ronaldo. No! È autogol. Di Rollo. A domani mattina, ragazzi. A domani mattina. Ciao. Sì, sopravviviamo. Ragazzi, buongiorno. Ci siamo svegliati in qualche modo. Risveglio muscolare, palestra, adesso facciamo una corsa di un'ora e poi siamo pronti per la giornata. Va bene, faremo un giro per Madrid e facciamo vedere qualcosina della città. Ragazzi, ci siamo, siamo già arrivati allo stadio, pronti per la partita. Cazzo, Rolo, per svegliare lo stadio. Ce la sentiamo. Poi ovviamente voi vedrete il video quando il risultato è già acquisito. È più facile, per più voi facile. È molto difficile. Però abbiamo fatto una giocata che per noi era certa. Okay. Matteo Desciglio, gol. Gioca titolare, al posto di Cancelo. Noi abbiamo dato fiducia. Abbiamo 31. 31 è vergogna. Con Desciglio abbiamo due. Cioè, a 1,20. 1,20 massimo. Mattia, non ci deluda. Confidiamo in te. Seguiremo la partita con una tensione. Mi sono agitato solo per te. Dai. Rollo ha trovato il suo fratello cinese. Guarda. Praticamente identici. Rollo. Siete, che bel momento. Proprio poco prima della partita. Un saluto ai nostri. Forza Inda! Ma no, come Forza Inda? C'è la Juve, Forza Inda! Allora, siamo giunti allo stadio. Siamo giunti allo stadio. 7:30 con un buon anticipo. Buon anticipo e ve lo facciamo vedere. L'ingresso è qua. Di qua, non lo so, non sono mai stato, mister. Abbiamo passato i controlli in qualche modo. Sì, dopo. Fando, eccolo, eccolo. Lo facciamo vedere. Bella. Che qualità, ragazzi. Eccoci, dove siamo? Questa qui che vedete è la panchina. Qua sotto c'è la panchina. Un giorno all'improvviso, stanno cantando, sentite. Ci hanno fottuto il coro, siti delle merde. Gol Desciglio, unico obiettivo. Allora, siamo più o meno al 31esimo. L'Atletico sta attaccando dopo l'inizio di Pullman. Noi
abbiamo giocato, come sapete, con De Sciglio. È un po' difficoltà. Vediamo un attimo di difficoltà. Partito bene, modo. Adesso un attimo. Difficoltà. Allora ragazzi, fine primo tempo, 0-0. Molto tattico. Io sto cagando sotto, se c'è un po' di tensione. Vediamo il secondo. Ragazzi, nel caso poi lo si dovesse sbloccare, io Rollo sa protestare. Ci serve un po' di qualità davanti, no? Uno che rompa la partita, Rollo è quello giusto. Fisicamente, con la testa. Poi dai, acciuga, dai, metti Rollo. Ma c'è anche l'atletico. Io vado dove mi pagano. Io vado dove mi pagano. Sono un mercenario. Occasione per la Juventus con Ronaldo che è entrato in area pericolosamente. Godin. Ma Godin, sono lei la Dani. Godin ha fatto una chiusura straordinaria. Ha letto nel pensiero di Ronaldo. Ha fatto un passo nel lamento. Ha fatto una chiusura straordinaria. Perché? Perché è uruguagio. Ma che giocata ha fatto? Madre di Dio, di cosa sta parlando? No. 2-0. Ragazzi, allora siamo in aeroporto. Ieri la partita De Sciglio non ha fatto gol. Sperato, abbiamo provato, ma Mattia non l'ha, ma ha sognato Godin, ha sognato l'uruguagio, anche Jimenez ieri non l'ho detto, due uruguagio, quindi partita perfetta. Se sognava Bentancur veramente avrebbe un orgasmo ieri. No. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a Torino. Aeroporto. Siamo atterrati, non è andata benissimo. No, però c'è il corridoio. Mister, non è andata benissimo. No, benissimo. Pensavo che lo mettessero il pullman. Non l'hanno messo, hanno giocato a calcio, insomma, mettono il pullman. Al ritorno vedrà che lo mette. Al ritorno metterà il pullman, quindi bisogna cercare di spostare il pullman dalla porta e cercare di fare tre gol. Magari se metto poi il Cáceres Rugani davanti, metto De Sciglio alto. Secondo voi come finisce però il ritorno? Allora, commentate qui ce sotto. Ce la farà la Juve a ribaltare il risultato? Quanto finirà la partita? Commentate qua sotto, vediamo se qualcuno poi indovinerà. Chi lo sa? Ci vediamo alla prossima, ciao!